Paullo, provincia di Milano, dopo la manifestazione che si è svolta il 4 febbraio per chiedere che i bus di autoguidovie che hanno preso l'appalto dalla provincia ripassino in paese la domenica, ci ritroviamo qui a maggio. Qualcuno non si rende conto della gravità del problema a distanza di un anno e non se ne vuole rendere conto perché pensa solamente a fare profitto. Ma il gestore non ha risposto alle nostre lettere e non ha ancora risposto alle 315 firme depositate nei giorni successivi al 13 maggio. E quindi il messaggio conclusivo che diamo al gestore è: state tranquilli che il compleanno di un anno senza pullman lo festeggeremo degnamente, ma che si preparino perché la lotta andrà avanti di sicuro anche quest'autunno fino a quando non riavremo i bus la domenica. I trasporti sull'asse paulese sono una criticità da sempre, è importante anche per i cittadini di Peschiera che le corse domenicali vengano ripristinate così come erano tempo fa, è importante la sicurezza sull'asse paulese, vedremo una volta raggiunta la fermata in che condizioni i cittadini salgono e scendono dai mezzi oggi sulla paulese, quindi amministratori locali dell'asse paulese uniti per questa battaglia per la sicurezza dei cittadini e per maggiori servizi per i nostri concittadini. E lei ha l'abbonamento? Sì. Può dirci quanto costa questo abbonamento? Beh, io pago 617 euro l'anno, io ho l'abbonamento annuale, area grande, perché vado fino a Milano. Diciamo. L'abbonamento vale anche per le domeniche, giusto? Però le domeniche il bus qua non passa più. Però la domenica non lo posso usufruire, non mi sembra giusto. Penso che sia veramente una cosa vergognosa che a questo livello, in un bacino tra l'altro di abitanti grandi come quello di Paullo, di Zelo, forse anche Mombretto, siamo stati espropriati di un servizio che per la popolazione è di grandissima utilità. Lei pensa che va bene così, che i servizi devono essere privatizzati, i servizi essenziali come i trasporti, o debbano essere nelle mani pubbliche? Sono sempre più convinto che questo tipo di servizio debba essere nelle mani pubbliche, perché bene o male solo il pubblico può garantire, al di là di un problema di resa economica, un servizio che sia veramente utile e capillare. Assolutamente no, loro pensano solo ai loro profitti e basta, non pensano certo a noi. Perché lo stiamo vedendo quello che stanno combinando. Anche se vengono cedute ai privati, l'importante è che garantiscono i servizi, perché quello che serve al popolo è i servizi. Non... Ma il fatto è, visto che adesso è al privato e il servizio non è garantito, il punto è questo. Speriamo che si ritorni indietro e si ritorna al vecchio sistema. Quando si dà in mano il trasporto ai privati, i servizi che rimangono sono solo quelli che fanno profitto. Se non c'è il profitto non c'è il servizio e di conseguenza noi siamo qui per supportare questa vertenza e questo conflitto che chiede una gestione pubblica dei servizi, perché dovrebbero garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e non il diritto dei privati a fare profitti. Perché questo discorso che tu hai reso così semplice è un po' difficile da far capire agli amministratori pubblici che sostengono ancora il fatto che deve esserci una compartecipazione tra pubblico e privato? Questo è il frutto di anni di campagna di disinformazione. Noi dovremmo chiarire una volta per tutte che il privato non è più efficiente nella gestione dei servizi pubblici perché manca l'elemento di concorrenza. Qualcuno mi deve spiegare che livello di concorrenza ci sia in un servizio di trasporti che è un monopolio naturale. Non è che io vado alla pensilina del bus e aspetto l'autobus che mi piace di più, che ha servizi migliori o è più conveniente. E vorremmo capire che elemento di concorrenza ci sia quando si ha in gestione magari per 5, 7, 10 anni un servizio, visto e considerato che i privati ragionano al massimo a 3 mesi. Inoltre non è vero che il privato costa meno, come si continua a dire, perché il privato prima di tutto estrae dei profitti dai soldi e quindi una parte di questi soldi non vengono investiti nei servizi ma diventano dividendi per gli azionisti. E in secondo luogo, se riesce a offrire lo stesso servizio a un costo inferiore, lo fa esclusivamente scaricando tutto il peso di questo minor costo sui lavoratori o sulla manutenzione dei mezzi. Di conseguenza non ci sembra un buon affare. Questa è una situazione di pericolo. Questa non è una situazione di civiltà. Ora noi ci recheremo alla fermata del bus e dovremo rischiare la pelle per farlo. Cosa aspetta il gestore? Cosa sta aspettando? La disgrazia? Non c'è un marciapiede! Non c'è niente!
Una persona non può rischiare la pelle per muoversi. Non si può nel 2018. Queste fermate sono assolutamente fuori da qualsiasi normativa sulla sicurezza, sia nel codice stradale che nei trasporti stessi. Badate bene, se l'autista qua investe qualcuno, il primo responsabile al quale si scaricherà tutta la colpa dell'accaduto sarà sempre e solo chi guida quel mezzo. Io dico che alla prossima riunione, alla prossima assemblea pubblica, i comitati tutti devono essere presenti, devono prendere per i capelli queste persone che sono dei burocrati che giocano al risico di come trasformare i trasporti di tutta la Lombardia sulla pelle dei cittadini e sulla pelle dei lavoratori. Noi, senza aver dietro persone come voi, non contiamo niente. È inutile che andiamo a Milano a parlare o a portare quelle che sono le vostre intanto. Non contiamo niente se non ci sono centinaia di persone come voi che ci sostengono, che si arrabbiano e che fanno sentire la loro voce. Perché solo così potremo cambiare le cose, insieme e alzando i toni. Così, così, giro così. Oh, molto bene, molto bene. Guarda, grazie a tutti i cittadini e ci scusiamo per la pazienza. Io non prendo l'autobus, anche il biglietto. Non ci sono controllori oggi, perché di solito è pieno di controllori. Thank you.